Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Persona 5 Strikers. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata di Persona 5 subito dopo l'unboxing. Ho già installato il contenuto bonus che sono un artbook digitale e le colonne sonore e questa è la prima volta che sto per avviare il gioco. Mamma mia, non vedo l'ora di vedere come sarà. Mi chiedo se i contenuti di Persona 5 Royal abbiano un'influenza. Ecco, appunto. Sono stati trovati i dati salvati di Persona 5 Royal. È sbloccato il set suoni bonus di Persona 5. Puoi cambiare le musiche di battaglia dall'opzione cambia musica di battaglia dal menu di configurazione. Tutto qui? Cioè solo musica di battaglia? Oh, mi aspettavo qualcosa di più. Hotlus. P Studio. Vediamo anche la opening, dai. Tanto lo so già che me la censureranno, probabilmente. Produced by V-Force. No, forse non c'è un intro. Questa è l'intro. Premi un tasto qualsiasi. Yeah. Scusatemi. La loro targa è 556106. Chissà se ha una qualche valenza in qualche modo. Carica partita configurazione. Niente più, niente meno. E Yusuke, da buon povero come sempre, sta mangiando. E cosa stavolta, visto che è estate? Un gelato. Mamma mia, a me dispiace per Yusuke. Voci giapponesi, assolutamente. Essendo questa la prima partita, vorrei giocarla in normale, ma vediamo. Ah, non c'è Merciless questa volta. O forse devi finire il gioco, ma non penso. C'è solo facile, normale e difficile. Ah, è vero però. Merciless era parte di un DLC all'inizio, è vero. Non era nel gioco base. C'è anche la modalità di gioco con frequenza fotogrammi, gli FPS e la grafica, quindi la qualità. Sto sui fotogrammi però, scusami gioco, ma va bene così. Quindi, non perdiamoci oltre e iniziamo una nuova partita. Forza Phantom Thief, è l'ora di iniziare. Persona 5 Striker ti offre la possibilità di goderti il gioco con le voci lingua inglese o giapponese. Seleziona la lingua, ho già messo giapponese ma scegliamola di nuovo. Ci sarà ancora Igor? Shibuya Street. Ok, c'è Joker. In quella che sembra Shibuya reale, ma ovviamente sarà una cognizione. Ma è come la moto di Makoto, ha la stessa faccia. Beh, devo dire che neanche il gioco iniziato e già Joker è nei casini come al solito. Ehi, staccati dal mio mitra, per favore. No, dai, la mia maschera. Oh, vedete che è caduto. Troppi frame belli per non poter sceglierne uno. Ce ne sono troppi. Siamo tutti mascherati. Anche io. Allora venite. Vi combatterò. Subito, così, già buttati nell'azione. Perfetto. Jack o' Lantern, i Pixie. Bene, che l'operazione abbia inizio. Che entrata spettacolare, Joker. Li hai fatti indiavolare. Continua così, attira fino all'ultimo della loro attenzione. Ok, ci penso io, dimmi i comandi però. Attacco e attacco speciale e evita. Ah, attacco speciale è lo sparo, ok. No, ah aspetta. Evoca, schiva, quindi devo continuare ad attaccare per ora. Aspetta. Ok, c'ho il doppio salto, con calma. Posso evocare? Ok, tenendo premuto, faccio Eia. È arrivato un bicorno! C'è troppa azione! Esegui uno speciale. Vieni a me! Arsene!
È un Mega Mahagon questo. È già il nostro primo trofeo. Devo capire come funziona lo speciale, il triangolo più che altro, l'attacco pesante, diciamo. Eccola qui la sigla. Io mi chiedo se... Allora, tecnicamente il gioco è consecutivo a persona 5 base, no? Royal. Però mi chiedo se contenuti di Royal siano presenti, cioè nel senso se parte della storia abbia importanza. Ah, oh, guarda qui, oh, interessante. Ehi, aiuta! Scusatemi. Morgana. No, ha rotto il telefono. Una gabbia al di sopra della città. Questa chi è? Ah, è la tipa dentro il telefono, che non so chi sia. L'ho vista in alcune immagini che sono anche sulla copertina, se non sbaglio. Non so neanche lui chi sia a questo punto, ma se sono nella intro vuol dire che sono importanti. È la prima volta, tra l'altro, che gioco a un gioco con questa modalità. Non so come si chiamino, però molti giochi di questa modalità... Bellissimo il costume, sembra Bloodborne. Ce l'hanno i giochi di One Piece, ovvero ondate di nemici e tu colpisci tutti assieme. Monsu si chiamano, qualcosa del genere. Non ho ben presente il nome. Oh, ciao Joker. Oh, ciao. Tieni, ti tocco. Non, si chiamano Monsu, qualcosa del genere. E questa modalità di gioco ce l'ha soprattutto i giochi di One Piece da un bel po' di anni a questa parte. Ehi, da quanto tempo? Sembra tanto, solo perché dimentichi sempre di rispondere ai nostri messaggi. Aspetta, davvero? Cioè, ho solo un sacco di roba da fare. Immagino che sia passato ne sia passato di tempo anche per me? È un'introduzione al gioco o vi state parlando fra di voi veramente? Idem, avevo finito i soldi, quindi non avevo più... Yusuke, mi dispiace, io non avevo più rete. Come state? Direi che sto bene. Però è piuttosto tardi, non dovreste studiare per gli esami finali. Ah già, voi siete diplomate, voi due. Nah, sono a posto, a differenza di Ryuji. Basta, basta, sono già morto. Comunque, ecco quello che volevo dirvi. Visto che stanno per arrivare le vacanze estive, perché non ci incontriamo tutti? Quindi questo gioco parte dalla fine del gioco, che se non sbaglio quindi era marzo-aprile. Aprile, maggio, giugno, e loro fanno le vacanze a luglio, quindi dopo 4 mesi dalla fine del gioco base. Non è una cattiva idea. Sì, vi va di fare un viaggio? Sembra divertente. Magari a Kyoto, sarebbe un bel posto per fare una vacanza. Niente da fare, i viaggi a Kyoto sono roba da studenti. Grande, dovremmo vederci da qualche parte e organizzare il tutto. E dove? Secondo te, dove? Vediamoci al solito posto. Ricevuto, leader. Oh, ci chiamano ancora leader dopo tutto quello che è finito. Dipartimento di polizia, sala riunioni. E sa, è quella? Il prossimo punto dell'ordine del giorno è una serie di incidenti in cui si riscontrano comportamenti insoliti da parte della gente. Ah, quindi tu sei un poliziotto, uomo barbuto. Per primo abbiamo il viceministro delle finanze. Ah no, ok, il viceministro è quello là. Come tutti sapete, ha avuto una sorta di crisi durante una sessione di domande e risposta alla dieta, confessando la manomissione dei documenti. Un risveglio del cuore. E questa non è Sae, donna austera. Poco dopo, tre consiglieri di Sapporto Central hanno confessato di aver accettato mazzette e si sono dimessi pubblicamente. Risvegli del cuore come i nostri, però questi sono positivi. Poi il noto autore, il signor S. I me contro te? Sono stati loro? Ha annunciato il suo ritiro in conferenza stampa, ha restituito i premi vinti e ha definito spazzatura tutte le sue opere. Questo non è un risveglio del cuore. In seguito un giornalista ha chiesto in ginocchio alla sua collega di sposarlo in diretta TV, ma lei ha rifiutato. Infine... E scusami, quello del matrimonio non è niente di che. Il direttore generale dell'anticrimine si è improvvisamente denudato e ha corso per tutto il quartier generale finché non è stato bloccato. Cosa? Questo ti fa ridere, ispettore Hasegawa?
Ah, un ispettore. No, chiedo scusa. Per la maggior parte questi casi sono stati interpretati come nient'altro che sfoghi bizzarri, ma ripetutamente ogni volta si rivela un improvviso cambio di personalità. Inoltre, nessuno degli individui coinvolti aveva problemi psicologici noti prima dei rispettivi incidenti. Pertanto possiamo dedurre che questi casi sono il risultato di un'influenza esterna. Oh, chissà chi sarà stato. Non sono solo semplici coincidenze. Sta davvero dicendo che c'è qualcuno là fuori che si avvale di un controllo mentale. I casi elencati sono solo un piccolo campione di questo comportamento che sembra verificarsi in tutta la nazione. Mi fa venire in mente i ladri fantasma. I chi? Cosa? Da quanto tempo? Non ne sento parlare da un bel po'. Esigo silenzio. Avanti con il rapporto. Grazie, commissario Kaburagi. Vi sarete accorti, o almeno uno di voi l'avrà fatto, che questi casi ricordano molto l'epidemia del risveglio del cuore dell'anno scorso. È già passato un anno intero. I vertici hanno concluso che questa è senza dubbio l'opera del ladro fantasma. Cosa? Esatto. Ma ci sono prove! Non è stato nemmeno stabilito un metodo! E poi non abbiamo neanche uno straccio di movente. Finora l'unica spiegazione è che lo fanno solo per divertimento. Indagherete di persona su ciascuno di questi incidenti, il più in fretta possibile. Da ciascuno di voi mi aspetto due cose. La prima è che si raccolgano abbastanza prove per mettere su un caso. La seconda è che lo si faccia con la massima velocità umanamente possibile. I vertici sono decisi a chiudere questo caso. Non so perché e non importa. L'unica cosa è che conta è che ottenere dei risultati. Il vostro sospetto è il leader del ladri fantasma. Ormai sanno che siamo noi. Portatemi un'indagine dettagliata su tutta la sua vita. E così i ladri fantasma risorgono. Quest'uomo ha un po'... Ormai vabbè, lo saprete perché il gioco... Io sono in New Game Plus. Sembra un po' Shido, ma con la barba e l'aspetto anche di... del boss. Ne è passato di tempo dall'ultima volta che abbiamo preso questo treno per Yong e Yaya, eh? Già. E ora passiamo al notiziario, i titoli del giorno. Confessata la manomissione di documenti, caos alla dieta per la missione del viceministro delle finanze che ha infiammato la lotta per il potere. I membri del partito del viceministro si sono rifiutati di rilasciare commenti mentre il paese attende la sua udienza in tribunale. Passando agli affari, oggi in una conferenza la nuova azienda informatica Madis ha annunciato profitti da record per il primo trimestre. Gli introiti di Madis sono alle stelle grazie alla loro nuova assistente virtuale che, stando ai numeri, cresce rapidamente in popolarità. Ah, Siri. Ci siamo quasi. È da un sacco che non vediamo gli altri. So che è stupido, ma sono un po' in ansia. Sarà fantastico, vedrai. Già, i ladri fantasma si riuniscono. Non può essere che così. Già. Hanno cambiato un po' l'HUD, lì è più stretto e sti tasti sono troppi. Ah, oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ah, c'è anche il tasto salta, l'ho appena notato. Se vuoi saltare il dialogo, tac, fai tutto. Invece che andare solo avanti veloce. Oh, Yongen, è così diversa con questa grafica. Ah, Yong e Yaya, anche se siamo stati via solo per 6 mesi, rimetterci piede fa riaffiorare un sacco di ricordi. Ok, torniamo alle Blanche al più presto. Mi chiedo se la stia passando il capo. Oh, Sojiro. Icone dei luoghi. Per proseguire con la storia raggiungi l'area contrassegnata con il punto esclamati. Avvicinati o interagisci con il punto per avanzare nella trama principale. Oh, vediamo che cosa c'è qui a Yongen. È così diverso. Cioè, graficamente parlo. C'è ancora il negozio dell'usato del vecchietto. Ciao. A quanto pare hanno un sacco di cose alla rinfusa, come sempre. Oh, spero che venda ancora roba il vecchio. Ehi, è la clinica di Takemi. Dopo dovremo provare ad andare a trovarla. Ma c'è un cartello, probabilmente sarà in vacanza. Ah, e questa è la massima distanza. Non possiamo andare oltre, quindi non possiamo andare a casa di Sojiro. Chissà se invece qua si può ancora andare sia a lavare la roba che probabilmente al bagno pubblico. Oh, ok, finalmente. Dopo 6 mesi, come ha detto Morgana. Oh. Beh, eccoci qui. Le cose non sembrano essere cambiate. D'accordo, andiamo. Oh. Un po' di ansia, speravo. Wow.
È vuoto come sempre questo posto. Non c'è nessuno. Sembrerebbe chiuso. La Sayuri! Oh, è ancora lì. Oh, il caffè. Che bello. Non c'è nessuno. Oh. Ciao, ragazzi. Oh. Proprio. Oh, Futaba. Yusuke. Haru. Queen. Makoto e Ann. Oh. È così. Nella serie noi siamo ancora ben lontani dalla fine. Eppure fa un po' male rivedere questa roba. Perché io so già cosa sta per succedere. Cavolo, è una sorpresa davvero riuscita. Avete fatto tutto questo per noi. Questa sì che è una vera accoglienza. Non vi vedevamo da così tanto. Dovevamo proprio organizzare qualcosa. Così abbiamo pensato che il modo migliore era chiedere al capo di farci entrare prima. Beh, ti trovo in forma. Oh, da quanto tempo, come stai? Ti sei fatto ancora più vecchio. Come stai? Non me la passo male. Sono certo che avrete un sacco di cose di cui parlare. Ma fra poco dovrò aprire, continuate pure di sopra. Dopotutto è la tua stanza, divertiti. Chissà se è ancora disastrata la mia stanza. Grazie di nuovo per l'ospitalità. Oh. Nessun problema. Puoi ripagarmi lavorando dietro al bancone. Affare fatto, ora ladri, al ritrovo. Oh, c'è ancora un personaggio a cui non so dare la voce per ora. Ottimo, proprio quando mi stavo godendo un po' di tranquillità. Dai, che ti fa piacere, Sojiro, avermi qui. Ti fa piacere. Oh. Ho anche fatto fiasco in tre esami finali in un giorno solo. Stavo davvero perdendo la testa. Avevo così tante lezioni di recupero una dopo l'altra che a momenti non riuscivo a venire oggi. Allora ho vinto io. Non ho passato un solo esame. Aspetta. Ah, ok. Un solo non l'hai passato. Ok, pensavo fosse una roba negativa. Voi due siete sempre i soliti. Non potreste prendere le lezioni un po' più seriamente, come me? Occhio, vicepresidentessa sta per sferrare uno dei suoi pugni della giustizia. Diamine, vuoi piantarla con questa solfa? Allora, la vita da universitaria è come ve la immaginavate? Sì, sta andando tutto bene. Le materie principali mi occupano la maggior parte del tempo. Anch'io sono impegnata, ma anche molto divertente. Per esempio, ho imparato come coltivare e selezionare certe piante. Oh, hai già avuto dei risultati. Vorrei mangiarle. Wow, di sicuro ha attirato la sua attenzione. Aspetta, tu però non studi gestione? Sì, ma agli studenti è permesso seguire corsi al di fuori del loro programma di laurea se vogliono. Ci sono persino corsi di scienze agrarie. Puoi imparare un sacco di cose interessanti, come la correzione tra i nutrienti del suolo e la resa. Ah, mi addormenterei in un minuto esatto. E tu, Futaba, come va la scuola? Perché lei è pure iniziato. Oh. Tutto fin troppo facile. Finora le sole parti infernali sono il viaggio e l'educazione fisica. Il viaggio intendi camminare. Quindi ti stai dando da fare. Brava, Futaba. Continua pure a farmi i complimenti, non fermarti. Beh, tu invece che racconti? È di te che vogliamo sapere. Va tutto bene a casa? Alla grande, me la cavo, mi siete mancati. Oh. Ma che coincidenza, anche tu. Beh, anch'io me la sono cavata, ma senza di te è come se tutto fosse... Ma è ovvio, è il nostro leader, è normale. Giusto. Grazie, ragazzi. Ladro fantasma una volta, ladro fantasma per sempre. Questa frase potrebbe essere il titolo di questa puntata, occhio Ryuji. Oh... Che bello rivedervi tutti assieme. La grafica è un po' strana. È tutto troppo perfetto, diciamo. È tutto troppo quasi dettagliato. Beh, che ne dite se iniziamo a programmare le vacanze estive? Avete qualche idea? Oh, giusto. Dovremmo pensare a qualcosa.
Puoi restare qui tutta l'estate, giusto? Che ne dite di un viaggio, ragazzi? Forza, abbiamo un mese intero per scatenarci. Non stai forse dimenticando i compiti? Bleh. Non solo avete i compiti, ma siete al terzo anno ormai. Dovete iniziare a pensare sia al diploma che a cosa fare dopo. Ah, no, basta, non ricordarmelo. Non ora, ti prego. Ryuji non cambia mai. Tornando al punto, permettetemi di suggerire Kyoto. Troverei abbondante ispirazione se ne visitassimo tutti i templi e i santuari. Oh, quanta bellezza potrei ammirare in un mese intero. Mi pare già di udire i tesori della nostra storia che mi chiamano. Se sarà un tour artistico di un mese, passo di sicuro. Oh, scusatemi. Un viaggio non sarebbe male, ma se prima andassimo tutti in campeggio, potremmo fare escursioni e altro di giorno e persino organizzare un barbecue di sera. Barbecue? Non sono quei grossi raduni di persone in cui piace socializzare dal vivo. Sembra divertente, persino io penserò io a tagliare la legna da ardere. Ricordiamo che lei non l'avete ancora visto nella mia serie, ma lei ci lascia. Iniziamo nel modo giusto l'estate con un barbecue a buffet. A me sembra fighissimo, tu che ne dici? Preferisco il sushi, no. Non dimentichiamoci le verdure, le portaru. Ottima osservazione. Un buon pasto ha bisogno di un po' di colore. Sembra davvero adatto all'estate. L'idea mi piace, ma serviranno un bel po' di verdure per bilanciare il tutto. Un barbecue è una delle poche cose al mondo in grado di allontanarmi dall'arte. I tesori della nostra storia possono attendere per un po'. Oh, Yusuke. Scegli il cibo piuttosto che l'arte. Sei sicuro delle tue priorità, Inari? Va bene, la nostra prima rimpatriata è stata approvata all'unanimità. Si va in campeggio. E ora che è deciso? Emma, elencami l'attrezzatura da campeggio consigliata. Ho compilato una lista di oggetti consigliati per il campeggio. C'è un negozio di articoli sportivi e da viaggio vicino al 705 di Shibuya. È il miglior negozio in zona secondo le recensioni dei clienti. Oh, è Siri. Oh, che cos'è? L'assistente virtuale Emma, non ne avevi ancora sentito parlare? Oh, io credo di sì, sa praticamente tutto e fa ogni tipo di cosa per te, giusto? Oh sì, ha tipo una IA per pensare, giusto? Ah, intendeva Aya, proprio ha sbagliato lui. Forse vuoi dire IA, non Aya. Giusto, sta per intelligenza artificiale. Può cercare in ogni sorta di database, fare da navigatore, organizzare l'agenda e persino parlare con te di problemi di logica e altro. I suoi creatori dicono che le si può chiedere qualsiasi cosa e che si può ottenere sempre la miglior risposta possibile. Ricordo di aver visto una dimostrazione in TV l'altro giorno. Mostravano le sue funzionalità e dicevano che è la novità del momento. Già, proprio così. Ha una tecnologia ottima, se pensi che è circa 1000 volte più intelligente di Ryuji. Madonna. Chiudi il becco. Però sembra fighissima. Scommetto che saprebbe dirci dove si trovano tutti i migliori ramen bar. Già, dovreste scaricarla tutti. È il meglio, ve l'assicuro. Immagino potrebbe almeno tornarci utile se dovessimo avere problemi in campeggio. Ottima idea, perché non la scarichi anche tu? Va bene. Eccomi qua. Ciao, sono Emma. Ecco, salve, sono Emma, piacere di conoscerti. Per favore, forniscimi il tuo nome. Ok, lo stesso nome della prima volta. Phoenix Star. Phoenix Star, rieccomi. Phoenix Star, registrare questo nome? Voci giapponese, difficoltà, ok, va tutto bene. Proseguire senza cambiare la difficoltà, facile, scontri elementali, difficoltà equilibrata normale, difficile per veterani dell'azione. Ok, io ho messo normale, quindi va bene. Non influisce sulla trama. Grazie Phoenix Star. Di nuovo, sono Emma, la tua utile assistente personale. Sembra che ce l'hai fatta. Ho mandato richieste d'amicizia a tutti voi, per favore, non ignoratele. Ma io non ho un telefono. Elenco oggetti da campeggio consigliati. Quindi è stata Emma a trovare tutto questo. Notevole, vero? E poi non è semplice robaccia a caso in offerta. Nel formulario i consigli prende in considerazione la stagione, il meteo e il tuo profilo personale e persino la tua posizione. Sul serio? Davvero, l'aia di quella roba è pazzesca. Ia, non aia. Beh, che ne dite se ci dividiamo e compriamo tutto quello che Emma ci ha elencato?
Oh, ma non possiamo farlo domani, fa troppo caldo fuori. Scommetto che Phoenix è anche stanco per il viaggio. Ci siamo dati un bel po' da fare per riuscire a incontrarci al ritrovo, no? Approfittiamone allora. Sono d'accordo, una vera plotera di argomenti di discussione in cui possiamo cimentarci. In particolare, questioni come l'arte moderna e le possibilità che racchiude l'era odierna. Sì, tutto tranne quello. Ma perché? È stato divertente. È stato davvero bello rivedere tutti insieme. Oh. Chissà se rivedremo tipo gente come Yoshida. Oh, chi lo sa, Yoshida, mi manca. Perché voi non lo sapete ad ora, ma ho appena finito anche il suo confidant. Grazie per aver offerto il curry a tutti, capo. Non c'è di che, consideratelo una sorta di regalo di bentornato. E poi, con Phoenix di nuovo in giro, sarà come tornare ai vecchi tempi. Stessa cosa, grazie ancora, torneremo presto. Beh, ci vediamo domani, Phoenix. Ciao, ragazzi. Sai, è stato bello chiacchierare dopo così tanto tempo. Già, anche per noi. Ok, come prima cosa, domani andiamo a fare shopping. Sì, dobbiamo comprare tutto quello che Emma ci ha elencato, giusto? Già. Allora dovremo incontrarci alla statua di Buciko a Shibuya, Phoenix. Ok, ci vedremo là allora. Buciko, che tra l'altro è a Chico, però. Ci si vede, non dimenticarlo, ok? E non dimenticarti neanche di aiutare al bancone, ok? Certo. Lavoro minore. No, non è vero. O forse ci siamo ancora 17enni, forse. Era un po' arrugginito all'inizio, ma ha dato una mano in caffetteria prima di tornare in stanza. Wow. Le citazioni di oggi mi ha distrutto. Chiudiamo qui la serata e facciamo cena dormita. Salva con triangolo adesso. Potrai salvare i tuoi progressi quando vedrai comparire Salva nell'angolo in basso. Ok. Oh, certo, è stata un'emozione rivedere tutti quanti. Vediamo, c'è anche la mappa. Yongen. Ah, direttamente così me la fa. Dici che posso? No, non mi farà uscire Morgana di sicuro. No. Questa vista riporta alla mente tanti ricordi. Oh, è vero. Chissà se posso utilizzarlo, il tavolo da lavoro, la sedia. Oh, la trave. Che tra l'altro adesso la visuale è molto più ampia. Quindi vediamo effettivamente tutta la stanza in una botta sola. La mia pianta! Sono felice che stia bene, a quanto pare se ne sono presi cura. Oh, sta bene la mia pianta. Oh, è tutto così strano, senza il televisore, senza la console da giochi. Però è bello essere tornati. Ok, andiamo a dormire allora. Ma il mio letto è ancora fatto di casse, ma che palle. Ah, cavolo, questo letto fa riaffiorare tanti ricordi. È bello vedere che tutti se la passano così bene. Anche noi ce la passiamo bene, no? Anche il capo sembrava lo stesso di sempre. Questo posto è fantastico, come lo ricordavo. E così, fra qualche giorno andiamo in campeggio, eh? Un gran bel modo per iniziare le vacanze estive. Andremo anche in un sacco di posti. Un'idea fantastica. Beh, dovremmo riposare un po'. Buonanotte, Phoenix. Buonanotte anche a te, Morgana. Ce l'ho un pigiama, almeno. Mi sento esausto, deve essere colpa del viaggio. Sento che sto già per addormentarmi. Oh, Igor! Di già? Subito? Cacchio! E sono di nuovo vestito da prigioniero! Com'è possibile? Voi non l'avete visto, ma a fine gioco noi abbiamo il vestito normale qui. Ma che cacchio? Però non abbiamo più le manette. Parla lei, scusami. Siamo in una cutscene. La Venza! Ciao! Voi non l'avete ancora vista, ovviamente. Oh, la Venzina! Sei bella come ti ricordo. La Venza! Oh. Non so se essere lieta o dispiaciuta di ritrovarti. Ciononostante, devo compiere il mio dovere. Come? Questo luogo esiste tra il sogno e la realtà, tra il pensiero e la materia. E Igor dov'è? È una stanza a cui è solo chi è vincolato da un contratto può accedere. L'espressione del tuo volto mi dice che conosci già la ragione per cui sei stato convocato. Devo avvertirti del pericolo che minaccia di consumare sia te che il mondo in cui hai risvegliato il cuore lottando duramente.
Si è manifestata una prigione ripugnante. Il tuo aspetto ne è la prova inconfutabile. Sei diventato ancora una volta un prigioniero del fato. I brividi! Cazzo! Ho la pelle d'oca di nuovo! Cosa intendi dire? Qualcuno, persino in questo momento, trama per attirarti verso un fatto disastroso. Nello scontro con quest'empia volontà, la tua grida insorgi contro di essa. Il mio nome è Lavenza. In veste di colei che domina il potere, il mio compito è assistere il cammino che percorrerai. Se il mondo dovesse continuare nel suo percorso attuale, non ti attende altro che la distruzione. Hai la determinazione per sfidare un simile fato e affrontare la distorsione che ancora una volta minaccia il tuo mondo? Puoi scommetterci, non ne sono ancora sicuro. Puoi scommetterci. Però Igor dov'è? Questo è il trickster che conosco. Ti attendono ancora altre avversità, anzi, persino più ardue che in passato. Figa, più ardue che in passato, addirittura. Tuttavia, non dimenticare mai, io sono sempre al tuo fianco. La pensa! Non mi dire queste cose! Per favore! Igor, dov'è Igor? È giunto il momento. Ci rivedremo presto. Fino ad allora, sogni d'oro. Lavenza. Oh. Il 25 luglio. Wow. Le emozioni. Ehi, hai avuto difficoltà a dormire stanotte, Phoenix? Continuava a rigirarti nel letto. Comunque, è ora di incontrarci con Ryuji per acquistare la nostra parte di attrezzatura da campeggio. Andiamo alla statua di Buciko. Va bene. Ma non abbiamo detto niente a Morgana, noi? Tra l'altro, voglio vedere una cosa. Ora non ne ho bisogno. Ok, il bagno non è interagibile. Nel gioco base puoi entrare nel bagno per vedere le tue statistiche. Ma immagino che non ci siano statistiche sociali, visto che gli unici tasti toccabili sono salva e mappa. In città fa un caldo assurdo. Bevi molta acqua, ok? Certo, Sojiro. La Sayuri, oh... È un capolavoro sotto ogni punto di vista. Trasmette l'amore e la forza di una madre. Che tra l'altro Yusuke al tempo aveva i capelli marroni, non azzurri. Ma potrò chiamare Kawakami? Sicuramente no. Chi vuoi chiamare? Andiamo, forza! Volevo chiamare Kawakami. Che tra l'altro ci sono i tasti alla giapponese, che è il cerchio per andare avanti, forse. Ehi, ciao Futaba! Ehi, sto andando a incontrare Ryuji. Buona fortuna con lo shopping. Sapevo che sarei stata più d'aiuto a occuparmi delle faccende online, perciò mi sono messa a cercare i campeggi. Sceglierò il migliore. Giocare al fiume, mangiare barbecue tutto il giorno, accendere fuochi d'artificio e raccontarsi storie paurose per tutta la notte. Ci divertiremo un mondo. Non vedo proprio l'ora. Sono così elettrizzata che potrei esplodere. A terra, Phoenix. Ah, Futaba, ti do le pacche sulla testa così perché sei piccola e brava tu. Oh, ti voglio bene. Bene.